Ciao a tutti e bentornati su MixTube Ryzen. Chi sono? Sono Ryzen. Nel mio canale parlo e tratto tantissimi argomenti diversi che vanno dalla cucina, fedate, arte, scienze, intrattenimento e tutto quello che vi passa per la testa, incluso questo programma qua del mio percorso psicofisico, fatto insieme ad Adriano Monopoli, il mio personal trainer. Lui nel suo canale andrà ad affrontare l'argomento dal punto di vista professionale e tecnico, io su questo dal punto di vista psicologico e di chi si lamenta sempre. Iniziamo subito con l'argomento di oggi. Oggi voglio prendere in forte considerazione l'argomento legato alla consapevolezza di se stessi. Quanto conoscere se stessi vi permette di gestire al meglio ogni situazione, in questo caso sportiva. Perché lo trovo un argomento essenziale da affrontare? Beh, per due motivi. Il primo è che me l'avete chiesto voi nei commenti. In particolar modo vorrei sfruttare, tra virgolette, la domanda fatta da Game Mag. E il secondo motivo è quello che, se conoscete voi stessi, siete in grado di affrontare le sfide che vi si pongono davanti. Badate bene, io ho iniziato questo percorso a 30 anni. Se non ero sicuro di me stesso, rimanevo come stavo, e cioè seduto. Dunque, perché è fondamentale conoscere se stessi? Per tanti piccoli motivi, ma vado nell'atto pratico, vado nell'atto proprio che li include, che li richiama. Quando ho iniziato questo percorso mi sono subito trovato davanti a delle scelte che ho dovuto affrontare proprio prendendo in forte considerazione la conoscenza che io avevo di me stesso. Ora, mentre sto registrando questo video, sto facendo il terzo mese di percorso, anche se i video in questione sono basati sul primo barra secondo mesociclo di percorso psicofisico. Cosa è accaduto? Cosa ho dovuto fare necessariamente? Ho dovuto valutare quella che era la mia non solo predisposizione fisica all'allenamento, ma anche quella che era la mia predisposizione mentale a farlo, e cioè dover dedicare all'interno delle giornate degli spazi di tempo interamente dedicati all'allenamento fisico, vuoi per andare ad allenarmi in presenza, vuoi per fare delle passeggiate. Beh, sin da subito sapevo che non sarei riuscito a fare le passeggiate e quant'altro, e quindi ho dovuto attingere a quella che è la conoscenza di me stesso per poter dire alla persona con cui mi andavo ad interfacciare, in questo caso ad Adriano, la verità su tutto. E cioè, io sono abituato così, mi muovo così, mi gestisco così, voglio fare questo percorso, ma per arrivarci voglio darti un punto di partenza che sia il più veritiero possibile. E cioè, voglio raggiungere il progresso personale step by step, essendo totalmente consapevole di quello che mi sta accadendo, di quello che sta cambiando e di quello che andrò a fare. Per molti sarà scontato, per molti altri che dopo 2-3 mesi si sono trovati a lasciare perché non riuscivano a sostenere quegli standard, un po' meno. Quindi questo video è prettamente dedicato a loro. Per gli altri invece è pura e semplice curiosità. Come dico in altri video, che se vi siete persi vi invito a visualizzare tramite questa playlist, ma vi apparirà anche alla fine di questo stesso video, io ho deciso di non intraprendere in parallelo il percorso alimentare. E durante questo terzo mese è stato il mio corpo stesso a dirmi: oh, mangia di più e mangia bene, perché se no io non ti faccio più allenare. Adesso infatti entrerà in gioco anche questo tipo di percorso, però ci ho messo 3 mesi per raggiungerlo. Prima non era necessario, non tanto per una questione di salute, di perdita di peso, non me ne fregava niente, non era necessario perché io non sarei stato in grado di gestire tutto quello stress. Quando cambiate così la vostra vita e iniziate ad inserire dei giorni, iniziate ad inserire delle cose, è l'equivalente di quando siete abituati a lavorare tutti i sacrosanti giorni a zero alle 4 di mattina
e poi rimanete in cassa integrazione e vi alzate comunque alle 4 di mattina, dove potete iniziare ad imprecare. Oppure ancora quando vi trovate a farvi 3 mesi di vacanza dalla scuola e poi ci dovete ritornare. Beh, quelli sono ritmi alcuni molto più profondi, altri più superficiali, ma richiedono comunque tutti un po' di tempo per adattarsi e per renderti fattibile qualunque tipo di sforzo. Ed è quello che ho fatto io, sia per quello che riguarda la scelta del percorso e sia quello che riguarda alla fine la sincerità nell'eseguire un esercizio. Infatti non è banale, non è scontato che sotto pressione o sotto sforzo dobbiate fare magari una serie da 10. Alzate 10 volte questo peso e vedete che già la terza non ce la fate. Siete abbastanza onesti con voi stessi da dire: ehi, mi sono arreso alla terza. Oppure iniziate a contare a 2x2, oppure ancora dite: le fate? Sì. Questo non è stupido, non è scontato, non è assolutamente banale. Quando vi trovate in una situazione di difficoltà, la vostra mente, abituata alla società in cui vivete, vi impone di mentire. Ed è una cosa che non dovete fare, non tanto perché state mentendo, ma state prendendo in giro voi stessi. Perché se l'allenatore in causa vi vede, vede che non riuscite a raggiungere un determinato sforzo, magari vi abbassa il peso e voi riuscite a concludere l'esercizio. Se invece mentite, capite che potete fare anche dei danni a voi stessi, sia in maniera diretta e sia in maniera indiretta. Quindi il fulcro di questo video e la domanda che vi voglio lasciare è: voi tendete a mentire a voi stessi o agli altri per salvarvi le chiappette, oppure dite sempre la verità pagandone le conseguenze? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, e il commento più bello e quello più ispirante lo utilizzerò per creare un altro contenuto più avanti. Continuate così perché mi state aiutando tantissimo in questo percorso. Vi invito quindi a vedere la playlist come è apparsa qua, non so dove la metto, ma la metto. E niente, guardate altri video e noi ci rivediamo presto qui su Mixtube, sempre qui con me, Ryzen. Ciao e grazie.